caffè che vale, espresso scende, moca sale. Pronti per un nuovo caffè? Vi porto in giro a scoprire l'Italia che vale e oggi qui ne abbiamo una di storia davvero straordinaria. Lui è nella top 15 degli esperti per i capelli ricci al mondo, ha inventato persino un metodo, lo vedete qui con me, Fulvio Tirrico. Una storia straordinaria di un ragazzo che va in giro per il mondo, impara e approfondisce questo mestiere dai numeri uno al mondo, studia tanto, poi torna in Italia, lavora all'inizio in maniera generalista fino a quando non fa la scelta di dedicarsi solo al riccio, di abbandonare per alcuni versi, di lasciare da parte una parte della sua clientela anche importante su Milano e dedicarsi solo al riccio. Ne fa una ragione di vita, quasi un'ossessione. E insomma, Fulvio Tirrico è un imprenditore assolutamente illuminato e questa oggi è un'idea che sta portando in tutta Italia. Ha già attivato un centro a Catania, ha fatto veri e propri tour per seguire le sue fan e i suoi fan in giro per l'Italia che seguono questo metodo, ha addirittura attivato una linea di prodotti specifici per il capello riccio. Insomma, avete capito, oggi parliamo di una storia di successo italiano vero, di messa a fuoco vero di un mestiere e di una specializzazione. Non mancate fra un po' su questo canale per raccontare la storia di Fulvio Tirrico e del suo I Love Riccio. Caffè che vale, espresso scende, moca sale, serve a farci avere quella marcia in più. Un caffè che vale, senza esagerare, serve a questa Italia per tenersi su. Un caffè che vale, rito nazionale, è un caffè che vale grazie a te. Ben trovato. Fulvio Tirrico ha inventato una cosa davvero straordinaria, che di per sé è una lezione di marketing, perché oggi viene insegnato a tutte le idee che nascono nelle start-up sempre di più a differenziarsi, a trovare un elemento che possa davvero renderti unico in quel settore. E Fulvio l'ha fatto. Come? Piero, I Love Riccio è proprio un brand che è nato già qualche anno fa ed è stata proprio un'idea controintuitiva, perché ho deciso di specializzarmi proprio in un settore molto specifico dell'hair styling, ossia proprio nei capelli ricci. E quando dico capelli ricci dico esclusivamente capelli ricci. Da I Love Riccio si fanno solo esclusivamente capelli ricci. E Fulvio, ma quanti clienti avevi ai tempi quando hai deciso di fare questa scelta? Certo. che avevano questa domanda di fondo da fare a te? Ma allora, devo dire che quando decisi di passare proprio a fare il lavoro esclusivamente sui capelli ricci fu una scelta molto difficile per me, perché comunque era già tantissimi anni che lavoravo in modo tradizionale, mi ero creato anche una buona fetta di clientela con i capelli lisci, no? Però decisi di trasformare la mia attività imprenditoriale in qualcosa di più specifico, perché capii che c'era veramente l'esigenza nel mercato italiano di qualcosa di più tecnico, che si occupasse in modo consapevole e specifico appunto di questa materia che ancora ai tempi nessuno trattava. Una scelta coraggiosa, ti ricordi le prime reazioni? Certo. Di chi stava attorno a te, magari anche chi ti voleva bene? Assolutamente, fu difficile farlo capire, perché una scelta di questo tipo è stata sicuramente una scelta importante e all'inizio molte persone fecero anche un po' fatica a digerirla, mi dissero magari di fare un po' uno, fare un po' l'altro, sei bravo a fare entrambi, insomma puoi far convivere i due mondi. Però capii che il successo sarebbe arrivato solo ed esclusivamente se mi fossi occupato in modo coerente e trasparente di questa fascia di clientela. Perché noi lavoriamo con una clientela molto particolare, Piero, arrivano un po' da tutta Italia, si fanno centinaia di chilometri per arrivare da noi e si aspettano di trovare qualcosa di veramente specifico e unico. Fra un po' racconteremo la storia di Fulvio, riavvolgendo un po' il nastro per capire come è arrivato a questa scelta e perché la sua professionalità è così a fuoco in Italia, è così importante e mi permetto di dire anche un esempio da seguire in quello che deve essere l'approccio nel nuovo modo di posizionarsi sul mercato. Però restiamo lì, intanto ricordiamoci che siamo a Milano, in una, certo, delle piazze più importanti d'Italia storicamente, quindi doppio coraggio a perdere clienti anche importanti che aveva ai tempi. Assolutamente, no? Ma ne ho acquisiti ancora di più importanti, devo dire, non tornerei mai indietro, Piero, su questa mia decisione.
su questa mia scelta di vita. Abbiamo tantissime soddisfazioni, infatti abbiamo cominciato con Milano aprendo un singolo salone, dopo 2 anni abbiamo aperto un altro perché continuavamo ad avere richieste e pian piano poi ci siamo spostati in tutta Italia con il nostro Curly Hair Tour per seguire tutte le richieste che arrivavano un po' da tutte le parti d'Italia. Tant'è che poi addirittura abbiamo aperto un salone in franchising addirittura a Catania, una regione bellissima, ma a 1360 km di distanza da Milano. Questo per far capire quanta richiesta c'è oggi nel mercato nazionale e quanto può essere interessante cominciare a lavorare in maniera specifica. Ecco, quando le storie sono credibili fanno veramente la differenza, perché quella di Fulvio è una storia che è anche un caso sul piano social. Tu hai veramente tantissimi fan che ti seguono, che continuano a crescere, quindi la bontà della tua idea è stata certificata in qualche modo dai social. Sì, assolutamente. Devo dire che voglio premettere che questa idea non è nata dopo uno studio fatto a tavolino. È nata veramente in modo molto naturale, in modo molto semplice, se vogliamo anche dire. Poi dopo si è sviluppata e l'ho sviluppata ovviamente seguendo anche delle tecniche specifiche di marketing, di contenuti. Questo è un altro discorso. Però ho sempre cercato di mantenere vivo e stretto il rapporto con tutte le nostre follower e clienti. Io mi interfaccio quotidianamente con loro, facciamo dirette, pubblico contenuti tutti i giorni sui vari social, ma perché veramente mi piace questo mondo e mi piace proprio interagire quotidianamente con le nostre follower. Questa passione però parte da lontano e parte anche dalla capacità di viaggiare in senso lato. Allora riavvolgiamo per un attimo il nastro, poi ve lo prometto torniamo sul format, perché so che tanti di voi a casa si stanno chiedendo come possono fare, se si possono candidare e possono entrare in questa straordinaria squadra che Fulvio con i suoi manager sta costruendo in tutta Italia, facendo una grande selezione, perché avete capito è un'idea che bisogna sposare appieno e di questo poi ne parliamo. Ma torniamo a te giovane, ai tuoi primi anni, pensavi che avresti fatto esattamente questo lavoro? No, assolutamente no, assolutamente arrivo, ho fatto una scuola completamente diversa, ho fatto chimica, biologia, le superiori. Mio padre ha sempre fatto il parrucchiere da quando era piccolo, arriviamo da generazioni di parrucchieri e io dopo la scuola frequentavo un po' il negozio di mio padre come aiutante. Piano piano capì che era veramente, poteva essere veramente il mio futuro, questo ambiente così creativo, così dinamico, così sorridente, allegro. Poi piano piano cominciai a frequentare l'accademia tradizionale, quella che fanno tutti i parrucchieri per poter avere poi un diploma per aprirsi un negozio, e cominciai anche a frequentare i corsi a Londra, a Parigi, a Roma, a Barcellona, via dicendo. Arrivai però a un certo punto che capì che non ero più soddisfatto, volevo qualcos'altro. Fu proprio l'esperienza che feci poi negli Stati Uniti, a New York, che mi aprì veramente la mente. Parliamo del 1999. Cosa c'era di speciale a Manhattan? Di speciale trovai proprio in questo salone meraviglioso questo corner dedicato esclusivamente ai capelli afro. Quando arrivai in questo bellissimo negozio e vidi questo angolo dedicato a questa tipologia di capelli, capì che veramente era quello che volevo fare. Era quella cosa diversa, quella cosa innovativa che mi stimolava, che mi dava nuovi input, nuove emozioni, insomma. Così piano piano cominciai poi a frequentare tutte le accademie che hanno frequentato poi e che frequentavano anche i miei colleghi americani. Cosa c'è di straordinario nel riccio che non c'è nel liscio? C'è il movimento, c'è la naturalezza. Adesso, per l'amor di Dio, il mondo dell'hairstyling è tutto meraviglioso, si parla di moda, tendenze, di bellezza femminile. Però il capello riccio si tratta in maniera diversa, vuol dire valorizzare la donna lasciandola naturale, facendo sì che la sua texture, quello che lei ha intorno al viso, valorizzato nel modo giusto, possa veramente vestirla come una principessa. Senti, c'è una famosa acqua che ha giocato molto su queste cose e provando a sottolineare che magari già quell'acqua ha una personalità, no? E così anche per le donne ricce hanno un approccio particolare. Guarda Piero, qua apriamo un argomento, veramente potrei parlare per giorni, veramente, perché non è solo, è una questione veramente molto profonda.
che la gente magari normalmente non pensa a queste cose, però ti assicuro che la maggior parte delle ragazze ricce oggi in Italia ha un vissuto molto particolare. Sembra assurdo, però ti assicuro che è così. Sin da quando erano piccole hanno vissuto in maniera diciamo sofferente i loro capelli, perché la mamma, la nonna le pettinavano, gli strappavano i capelli, i nodi, la piastra, la stiratura, l'imbarazzo di avere forme, volumi strani fatti non correttamente per il loro volto e per la loro figura. Perciò hanno sempre vissuto in modo abbastanza difficoltoso la loro immagine. Ecco perché veramente quando poi trovano in Hello Vriccio la soluzione definitiva per la loro immagine, poi non ti lasciano più. È un modo, se vogliamo, anche di tutelare quella loro natura, giusto? Assolutamente sì, assolutamente. E nasce già con la bimba riccia. Certo, assolutamente. Infatti tantissime mamme ci vengono con le bambine piccole perché hanno capito quanto è importante sin da subito insegnare loro quanto sia bella la loro immagine al naturale, quanto sia bello potersi slegare dalla piega, dalla piastra, ad andare quotidianamente dal parrucchiere o settimanalmente per farsi un qualcosa che va contro la loro natura. Il fatto di imparare a gestire per sempre da sole i loro capelli a casa davanti al loro specchio e vedersi quotidianamente belle proprio davanti allo specchio è una cosa bellissima. La storia di Fulvio è piena di aneddoti. Quando lo incontrai per la prima volta mi raccontò di questa ragazza, sua fan attraverso i social, che partì da un paese della Lucania con una corriera per raggiungerti. Sì, come veramente di aneddoti ne abbiamo tantissimi, ma sono storie veramente toccanti. Pensa, questa nostra amica, cliente, venne per la prima volta a Milano, appunto dalla Lucania, aveva l'appuntamento con me a mezzogiorno, e quando le chiesi da dove arrivasse mi disse che arrivava dalla Lucania, da un paese di montagna, e che aveva viaggiato tutta la notte con questa corriera per raggiungerci, una ragazza di 25 anni, ma questo non è tutto. Una volta terminato il lavoro, le chiede se magari avesse avuto voglia di farsi un giro a Milano per fare shopping. Mi disse che lei dal suo paese non era mai uscita in tutta la sua vita, era la prima volta che usciva dal suo paese per venire da noi, perciò non le interessava nulla di Milano, non vedeva l'ora di tornare a casa perché era anche molto spaventata dalla metropoli. Perciò prova a immaginare, Piero, che soddisfazione che riceviamo quotidianamente, questo è un esempio, ma ne potrei portare a migliaia, da questo target di persone, perciò quanto siamo anche responsabili nei loro confronti e di conseguenza quanto io ci tenga a gestire correttamente sia le nostre attività di servizi all'interno dei nostri saloni fisici, ma sia anche sui social. Fulvio, quello che ci hai appena detto ci fa capire, ecco, è un'altra lezione di marketing fondamentale. E a volte ci illudiamo di essere noi a venderci, certo, verso il mercato. In realtà il mercato, se siamo davvero bravi a fuoco, sì, è il mercato che ci sceglie. Assolutamente sì. L'onestà, la trasparenza, la coerenza sono proprio le basi fondamentali secondo me, per qualsiasi attività commerciale. Specialmente se poi parliamo di servizi a un pubblico femminile. Secondo me è fondamentale, bisogna essere fermi, decisi e precisi in quello che si fa, perché siamo sempre sotto la lente di ingrandimento ed è anche giusto che non ci venga perdonato nulla qualora sbagliassimo qualcosa, perché lo sbaglio in questo caso sarebbe voluto. Ci hai parlato di questi studi all'estero, di questi viaggi per imparare tecniche, approcci, certo, diversi, di questa fascinazione che hai avuto a Manhattan. Ecco, che cosa c'è di quel viaggio che oggi è dentro il tuo metodo, che oltretutto hai registrato, è un marchio registrato? Certo, certo. Io negli Stati Uniti ci sono stato veramente decine e decine di volte, perché il corso di specializzazione è stato veramente lungo e impegnativo. Ma quello che mi ha lasciato, diciamo, ancora oggi, quello che ringrazio di questo viaggio è stata proprio la consapevolezza, il capire quanto sia importante l'utilizzare tutti i mezzi possibili che ci sono oggi a nostra disposizione per farsi conoscere. Non basta essere bravi se poi nessuno ci vede, bisogna sicuramente essere bravi, sicuramente avere dei contenuti, avere una storia da raccontare,
ma anche utilizzare tutti i vari strumenti per farci conoscere. Ecco, tu sei diventato anche un numero uno sui social, qui ti chiedo come hai fatto, perché parte di questa esperienza oggi fa parte del know-how che tu trasferisci ai francesi che stanno scegliendo la tua idea. Ecco, quali sono le regole che hai capito essere veramente importanti, no fuffa, per farcela sui social? Allora, innanzitutto non si può pensare di dare tutto in mano un'agenzia pensando che l'agenzia possa fare il miracolo. L'agenzia fa il suo lavoro di marketing, diciamo d'immagine, ecco. Ma il vero contenuto devi saperlo tu. Tu devi conoscere perfettamente la tua clientela. Devi conoscere ogni sua sfaccettatura, anche nel modo più intimo possibile devi conoscerla. Per quello poi riesci a fare anche dei contenuti di successo, perché ci lavori tutti i giorni, sai che cosa vuole vedere, sai gli argomenti interessanti per il tuo pubblico. Mi fai un esempio, perché a volte su questo si cade, sulla ricerca del troppo complesso o del filosofico quasi. Invece a volte sono cose molto semplici. Ad esempio, i like che hai avuto di più, le domande che ti fanno di più. Guarda, banalmente le domande più frequenti e anche i post che hanno più successo sono per esempio i prima e dopo. Ecco, nei prima e dopo la cliente, la follower, si immedesima, vede lei nel prima e si immagina anche nel dopo. Sono tutte immagini che noi scattiamo non in studio, volutamente, ma nei nostri saloni. Sono immagini amatoriali scattate con i nostri cellulari, per far capire quanto veramente si possa trasformare l'immagine femminile anche in una singola seduta. Perciò sicuramente il prima e dopo sono fondamentali, perché danno speranza a chi ci guarda. E poi tutti i vari tutorial che spiegano come gestire i propri capelli a casa ai nostri clienti. Sai, questa cosa molti miei colleghi non l'accettano, perché dicono: ma poi se tu spieghi tutto alle clienti non ti vengono più in negozio. In realtà noi siamo sempre pieni 365 giorni l'anno, tutto l'anno, e anche in questo periodo di Covid, di pandemia, con zone rosse, arancioni e gialle, abbiamo sempre avuto il negozio pieno, a differenza di moltissimi miei colleghi. Questo ti fa capire quanto è vero che la frequenza media è più bassa, ma la fidelizzazione è molto più alta. Insieme a Fulvio Tirrico, inventore di I Love Riccio, fra i top 15 al mondo in questa specialità così importante di trattare i clienti, un metodo che oggi diventa anche un'avventura imprenditoriale importante, con i suoi due mitici negozi a Milano sempre pieni, un Fulvio che viene richiesto in ogni luogo d'Italia. Poi fra un po' parliamo anche di queste esperienze, certo, del tour, e come avete appena sentito un nuovo negozio acceso a 1000 e passa chilometri da qui, ovvero a Catania, in Sicilia, dall'altra parte dello stivale. Beh, entriamo un po' nel metodo. Com'è fatto questo metodo? Di cosa è fatto? Che cosa hai riscritto che prima non c'era? Allora, secondo me la formula per avere successo è avere le idee molto chiare, avere un format ben preciso che tutti i centri poi devono seguire. Il metodo all'ovricio consiste proprio nel seguire step by step tutti questi passaggi che poi portano la cliente ad ottenere l'obiettivo desiderato. Consiste nella consulenza, che è la parte, il cuore, diciamo, del metodo, perché la consulenza ti permette di capire le problematiche che ha avuto la cliente fino a quel momento, perché non ha raggiunto l'obiettivo fino a quel momento, perché si è fatta 500 km per venire fino da te, e spiega poi alla cliente anche come faremo a raggiungere l'obiettivo. La cosa principale è che dopo la consulenza la cliente è come se avesse già la testa finita. Poi, se sarà possibile realizzarla in una singola seduta, meglio. Ma se ci vorranno 3, 4, 5 sedute, volte in cui la cliente dovrà venire da noi, lei però avrà sotto mano, sott'occhio, nella sua testa, tutti i passaggi che saranno fatti. Quindi mi stai dicendo, Fulvio, che dopo questa consulenza la cliente ti restituisce la sensazione di essere veramente compresa per la prima volta? Assolutamente sì, assolutamente. Cioè, le frasi tipiche che ti dicono alla fine di una consulenza? La frase tipica è: finalmente qualcuno che mi capisce, finalmente qualcuno che sa quello che voglio, addirittura senza che io neanche lo vada a spiegare. Perché, vedi, la competenza, la specializzazione così profonda ci permette di fare questo.
ci permette di capire ancora prima che la cliente parli di cosa ha bisogno, come si vorrebbe vedere e come realizzare il suo obiettivo. Però questo è dato veramente dalla competenza e dalla specializzazione. Sono molto felice di avere Fulvio Tirrico e una professionalità come la sua oggi qui. Quando vi parlo di Italia Vale parlo esattamente di storie così. E chiaramente anche col caffè ne proviamo tante prima di trovare quelle giuste, ma quando ci sono certo siete voi a rendervene conto. Qui parliamo di idee per affrontare il futuro, approcci mentali per affrontare il futuro, quindi se state in questo mondo e state vedendo questa puntata, certo questa è un'occasione unica, ma anche se state approcciando un altro settore, la storia di Fulvio sono sicuro che è davvero illuminante. A un certo punto abbiamo detto tu hai viaggiato per il mondo per andarti a cercare momenti di confronto, per crescere mentalmente. E poi però hai iniziato a viaggiare anche in Italia, cioè a provarti in altre città dove nessuno ti conosceva. Cosa hai capito facendo quello? Io ho capito che la richiesta era veramente alta, ma una richiesta di persone qualificate, perché prima di crearci un pubblico a Roma, a Bologna, in Puglia, in Sicilia, in tutta Italia, un pubblico che ci vuole, che ci desidera, lo abbiamo conquistato, l'abbiamo costruito e abbiamo fatto sì che questo pubblico abbia capito veramente che affidarsi a noi gli avrebbe portato comunque a raggiungere un obiettivo. Cioè, mi racconti la prima volta, perché cioè, voglio dire, è incredibile pensare, il comportamento è quasi da star musicale, no? Sì, da pop star. Sì, sì. Dico, ok, sarò in tour a Bologna e a Bologna vengono i tuoi fan per farsi fare i capelli da te. Da tutto il mio staff di Allobrigio, spesso certo. E chi è che ti metteva a disposizione la location? Allora, io all'inizio contattavo dei miei colleghi parrucchieri, magari amici, perché sono 25 anni che faccio questo lavoro, conosco un po' colleghi in tutta Italia, che gentilmente mi affittavano il loro negozio, magari la domenica e il lunedì. Poi pian piano ho visto che in effetti la richiesta era sempre più alta, perché poi anche sempre tramite i social ci stavamo facendo conoscere sempre di più in tutto il territorio nazionale. Fu così che poi da Bologna abbiamo cominciato a ricevere tantissime richieste anche a Roma, da Roma, poi dalla Puglia, poi dalla Sicilia, e pian piano abbiamo creato il nostro Corriere Tour che ci ha portato proprio mensilmente a raggiungere ogni città di appena elencata. Incredibile. Sì. Il tuo, diciamo, partner ideale in Italia, su questo immagino ormai proprio da franchisor avete le idee chiare, certo. Me lo descrivi, che caratteristiche ha? Ma allora, innanzitutto noi pretendiamo una figura seria e che abbia veramente voglia, come feci io tanti anni fa, di cambiare radicalmente il suo modo di lavorare, perciò dedicarsi in modo esclusivo e serio al mondo dei capelli ricci. Poi può essere il titolare del salone che ha voglia finalmente di uscire dalla massa, diversificarsi e veramente proporre qualcosa di innovativo che nessuno ha in quel momento nella sua città, nella sua regione, o anche allo stilista che lavora nel salone, che ha voglia di emergere, ha voglia di fare qualcosa per lui, seguito poi anche da, ovviamente, dalla casa madre, che gli darà l'opportunità di crescere con la formazione corretta, col marketing, con la selezione del personale, con la ricerca dell'immobile. Insomma, noi siamo un po' una grande famiglia, aiutiamo poi i francesi a venire fuori. Senti, lato cliente invece, mi dicevi, il tuo metodo ha una serie di approcci, c'è intanto questa consulenza che è fondamentale, certo, dove capisci e fai capire al cliente come lavorerai, sì, e dall'altra parte, ecco, questa cosa che il taglio viene realizzato in piedi, adesso te lo spiego, mi ha incuriosito. Sì. Allora, come vedi, tutto quello che facciamo è qualcosa di esclusivo, non c'è nulla che viene fatto da Allobrigio che viene fatto di solito nei parrucchieri tradizionali, perché lavoriamo con un'altra clientela, un altro target, con un'altra tipologia di capelli che è tutt'altro rispetto ai capelli lisci. Di conseguenza anche il taglio non poteva essere il taglio quello tradizionale, dunque il taglio scalato che tutti voi conoscete o il taglio a caschetto, ma ci voleva un approccio completamente diverso. Fu così che inventai, studiai il taglio X-Curl. Il taglio X-Curl è sempre un nostro marchio registrato che si realizza in modo completamente diverso, ossia si realizza innanzitutto a capelli asciutti, perché
come voi potete immaginare, ci sono tantissime tipologie di capelli ricci, non voglio entrare nel tecnico, giustamente Piero, ma ce ne sono veramente tante, ognuna delle quali deve essere lavorata in modo diverso. E solo a capelli asciutti puoi vedere le differenze fra una tipologia e l'altra. Da bagnati, ovviamente, tutti i capelli diventano lisci, ok? La seconda cosa è proprio anche la postura. Cioè, nell'hairstyling tradizionale la cliente è ferma, immobile, seduta, fa la piega precisa, perfetta, immobilizzata, poi con la piastra. La ragazza riccia, come tu avrai visto, magari i capelli li muove, li sposta a sinistra, li sposta a destra, le piace toccarseli, vederseli attorno al volto, perciò ha bisogno di un taglio che sia sempre a posto. Ecco perché la facciamo alzare in piedi, e le tagliamo i capelli in un modo molto particolare, facendole assumere delle posture molto strane. Questo però permette alla cliente poi di avere sempre una forma precisa, una scultura vera e propria che rientra sempre in quei volumi, qualsiasi cosa essa faccia. Senti, i feedback che mediamente ti danno dopo questi trattamenti, le frasi che ti colpiscono di più e che diventano ricorrenti? Ma Piero, allora io, come puoi ben immaginare, mi dedico a questo lavoro 20 ore al giorno, perché tra l'attività nei saloni, lo studio dei social, rispondere ai feedback, insomma, ma lo faccio, sai per quale motivo? Perché veramente abbiamo un riscontro e si è creata un'empatia con le clienti che è incredibile. Quando io racconto a te o racconto anche ai miei amici, a mia moglie, queste clienti che si alzano dopo tutto il lavoro e addirittura si mettono a piangere, non è tanto per dire, non è una cosa che sto esagerando, ma è veramente quello che accade. Prova a immaginare una donna che si è fatta tanti chilometri dopo magari un anno che ci segue, che ha voglia di trasformare la propria immagine, finalmente ci riesce, finalmente si vede bella davanti allo specchio e ha capito come potrà gestirsi per sempre a casa da sola. È una cosa incredibile, perciò è un evento ogni lavoro finito che ci dà delle gratificazioni veramente incredibili. Straordinaria questa storia, io mi sto emozionando, a me capita perché poi sono appassionato di storie e soprattutto quando sono così vere lo senti che ti arrivano e immagino stia succedendo anche a voi. D'altra parte vedete, proprio essere veri è uno degli elementi che ritrovo di più nelle tante storie di eccellenze italiane di successo che incrocio e che incontro. Forse il segreto vero di tutte queste storie, ognuno ha la sua ricetta, essere però davvero profondamente credibili, ed è quello che stiamo realizzando nell'incontrare. Grazie, Fulvio oggi. Oh mia bella Madonnina, che te brilla di luna, tutta d'ore piscinina, ti te domine mina, sotto a ti se vive la vita, se sta mai qui manimma, canta in tu lontan de Napoli se me, mammi la Leon Gramila. Beh, una piccola pausa per ricordare 101 Caffè di Umberto Gonnella, che ci sta sostenendo chiaramente in questo viaggio nell'Italia che vale, e devo chiederti qual è il tuo rapporto col caffè, Fulvio. È un rapporto meraviglioso, ovviamente lo offriamo a tutti i nostri clienti in tutti i nostri centri, adesso con la pandemia purtroppo non si può, ma prima lo facciamo come abitudine, e ovviamente io adoro, non posso cominciare la giornata senza il mio caffè. E poi, Fulvio, ci sono però anche i prodotti, perché insomma il capello va trattato, ecco, che approccio hai avuto rispetto ai prodotti e quanto contano nel format che state portando sul mercato? Vedi, anche il discorso dei prodotti è nato non tanto a tavolino per fare business, è venuto dopo quello, ma essenzialmente è nato per una mia esigenza personale. Io all'inizio importavo dagli Stati Uniti i prodotti per dei capelli afro, li portavo in Italia, però mi sono reso conto che per ottenere un ottimo risultato non riuscivo a lavorare con quella tipologia di prodotti, perché era specifica per un capello afro. Perciò ebbi veramente l'esigenza di creare un qualcosa di mio, perché io cominciavo a conoscere quella materia, sapevo di cosa questa materia aveva bisogno. Ecco perché anche lì mi dovete mettere proprio a tavolino
e capire col chimico nel laboratorio che cosa fare, cosa non fare, le caratteristiche per ogni prodotto per avere certe performance per darmi poi quel risultato. La linea ovviamente oggi è fondamentale per il brand Lovricio, perché appunto ci permette di finalizzare la consulenza, il talus curl, la colorazione, vi dicendo, facendoci ottenere degli ottimi risultati, ma soprattutto perché porta a casa di migliaia di donne ricce in tutta Italia un pezzettino di Lovricio e un pezzettino anche di questi prima e dopo. Ma è vero che siamo poi oltretutto anche dei numeri uno rispetto allo scacchiere mondiale nell'industria cosmetica? Beh, assolutamente sì. La ricerca e lo sviluppo che abbiamo in Italia è veramente incredibile. Si investe veramente molto, siamo molto attenti a tutto quello che riguarda appunto la cosmesi femminile. Certo. Senti, e questo mi fa pensare, l'hai detto all'inizio, io parto come chimico, studio chimica, biologia, molto. Ecco, questo ti stavo per chiedere, sì. È quasi una coincidenza, ma poi ti è tornata. No, assolutamente, come? Assolutamente, anzi devo dire che gli studi fatti, e questa cosa l'ho scritta anche un po' nel mio piccolo libro che racconta un po' la storia del brand. Eccolo, facciamolo vedere. Sì, questo vi fa capire anche come in maniera moderna, adesso non per fare la pubblicità, ma farvi capire, restituirvi il ritratto di Fulvio, che è davvero attento ad ogni cosa, per cui anche questo libro è nato per raccontare, sì, cose. Sì, perché è nato perché mi sono reso conto, tantissime nostre clienti poi ci chiedono, no, quando vengono per la prima volta da Lovricio, ma come è nata l'idea? Ma da chi hai preso spunto? Allora ho deciso di raccontarlo in maniera più approfondita, perché talmente per me è una cosa importante che semplificare il tutto in 5 minuti era un po' un peccato. Ho deciso di fare il libro. Tornando al discorso scolastico, è una cosa molto importante, perché questa mi rivolgo anche a tutti i ragazzi giovani che magari ci stanno seguendo o ai loro genitori. Lo studio è fondamentale comunque per avere una mente aperta e per riuscire poi anche a sviluppare altri business. Perciò il nostro lavoro, il mondo del parrucchiere, dell'estetista, è sempre stato un po' visto come un ripiego alla scuola, no? Non vado bene a scuola a fare il parrucchiere, a fare l'estetista. Fino a tanti anni fa era così. Oggi però, se vuoi emergere, bisogna approcciarsi in un modo diverso, e lo studio serve. Ed è uno studio lifelong learning, come dicono gli americani, certo. Cioè lungo tutta la vita, è così? Assolutamente sì. Cioè anche continui a studiare nelle tue, certo, 20 Piero, ore? Assolutamente sì. Perché cosa sì. Accade, che cosa invecchia nella cultura che si può avere rispetto al capello o alla cliente? Ma oggi viviamo veramente in un mondo molto frenetico, di grandissime novità quotidiane, con i social, Instagram, Facebook, Twitch, Twitter, ci sono quotidianamente arrivano delle novità da oltreoceano, da tutti, insomma, da migliaia di follower, di influencer, e vanno tutte captate queste cose per capire le tendenze future. Facendo questo tipo di ricerca, poi andiamo a sviluppare un po' anche quello che è il nostro percorso professionale. E essendo un format, chiaramente anche il luogo ha la sua importanza, certo, tu sì. L'hai testato su di sì. Te, lo hai fatto crescere negli sì. Anni, oggi lo offri ai franchisee. Cosa c'è di così speciale nel disegno che hai realizzato per i punti vendita ai Lovricio? È un layout specifico proprio per la gestione dei capelli ricci. Perciò, per farti capire, per farti un piccolo esempio, ho creato una zona del color bar. Cioè, un'altra nostra caratteristica molto importante è l'approccio con la colorazione, che è una colorazione diversa rispetto a quella che si utilizza per i capelli lisci. Utilizziamo delle terre e ne. Perciò ho voluto che tutta questa cosa di presentazione di Enne fosse ben visibile al pubblico, perché è anche molto bello assistere e far sì che la cliente possa partecipare alla preparazione di queste miscele naturali. Perciò tutto viene fatto per la cliente affinché possa assistere appunto alla creazione dei nostri prodotti. Senti Fulvio, quanti punti vendita avete immaginato, come più o meno la geografia del progetto, sì. Lo sviluppo in Italia come è immaginata? Uno a regione? Sì, adesso ci vorremmo concentrare su alcune piazze che richiedono molto la nostra presenza, ossia Napoli, Bologna, Torino, Brescia
e la zona magari del nord-est. Ecco, diciamo che le città e le regioni più interessanti oggi potrebbero essere queste. Senti, ma stai insegnando ai tuoi partner ad andare in tour come facevi e fai ancora tu? Assolutamente, per farti capire che richiesta c'è oggi nel territorio nazionale. Per esempio, abbiamo appena aperto a Catania il primo centro all'Ovricio in Sicilia, si stanno già organizzando i francesi per fare dei tour a Palermo, ad Agrigento, da Messina, perché ricevono decine e decine di contatti quotidiani. E invece, ecco, il tasso di sviluppo delle idee dentro il progetto, cioè che velocità, quante cose riesci ogni anno a immaginare? Forse troppe, dovrei veramente cercare di selezionare, magari filtrare un po' di più, perché mi piace veramente tanto quello che faccio e veramente quando realizzo una cosa già penso alle altre due, perciò veramente di idee ce ne sono veramente tantissime. Adesso il focus è comunque sulla creazione della rete franchising, sulla qualità soprattutto di questa rete, sulla selezione delle persone che andranno poi a rappresentarci. Quante sono le persone che ti seguono oggi, anche il potenziale dei clienti che ruotano attorno a questo brand oggi? Ma abbiamo come followers, ne abbiamo veramente qualche centinaia di migliaia, sia su Instagram, su Facebook, sono veramente tanti, perciò ed è in continuo sviluppo, assolutamente. Ecco, me le descrivi, perché immagino chi ci segue da casa sta ragionando anche su età media del vostro cliente. Età media... Il target va dai 24 ai 60 anni. Quindi, sì, no, cioè 60 anni ancora c'è questa voglia di gestire il capello? Assolutamente, sì. Magari anche di più. È comunque un target molto ampio, perché in effetti tocchiamo un po' tutte le fasce di età, se ci pensiamo. Il target degli adolescenti è quello un po' più delicato, perché in quella fascia di età non si vuole cambiare, non si vuole toccare troppo la propria immagine. Poi quando si capisce che invece il tuo capello ti può veramente valorizzare e giocare a tuo favore, allora in quel momento entriamo in campo noi. Altri elementi legati al target, professioni, avete studiato un po' chi? Guarda, devo dirti, Piero, che arrivano un po' da tutte le fasce sociali. Ovviamente chi può permetterselo viene un pochino più spesso, chi invece magari non può troppo spesso, magari viene a trovarci una volta all'anno o una volta ogni anno e mezzo, ma ti assicuro che la cosa bella è che quando le vediamo entrare nei nostri saloni, anche dopo un anno e mezzo, sembra che siano appena uscite. Infatti loro ce lo dicono: piuttosto che andare da un altro, aspetto un anno, ma vengo da voi. Senti, torniamo ancora un po' della tua storia, riavvolgendo il nastro, perché tu sai che a volte... E fare delle scelte così importanti come quella che hai fatto tu significa anche riuscire a vincere su persone molto influenti su di te. Qualche volta la moglie, certo, la fidanzata, il papà. È stato così anche per te? Cioè hai dovuto rompere degli schemi che qualche volta erano scritti dentro la famiglia? Ma sai, allora devo dire che mia moglie mi ha conosciuto, che sono 20 anni che siamo insieme, perciò andavamo a scuola assieme, figurati, Piero. Perciò è cresciuta con me, è cresciuta con il mio lavoro e mi ha sempre supportato. Cosa fondamentale, come tu puoi, come sai bene, perché alla certo, fine chiaro, se non siamo supportati dalla famiglia, dalla moglie, diventa tutto più complesso, tutto più pesante. Invece devo dire che mi aiuta anche oggi. Lavora con te? Sì, sì, lavora con me nella parte marketing, ovviamente, ed è di grande supporto. Con mio padre mi ha dato veramente... Perché papà faceva questo mestiere in maniera tradizionale a Milano. Assolutamente sì, però mi ha dato veramente quella formazione che è molto importante per quanto riguarda la coerenza, la serietà nel lavoro, che oggi sono veramente, come dicevo all'inizio, le basi della nostra professione. Senti, hai detto prima una cosa molto interessante rispetto all'approccio medio che c'è con chi fa questo mestiere in Italia. Ragazzi che spesso magari hanno iniziato talmente presto da saltare le scuole superiori, sì, eccetera. Quindi l'idea che poi sul piano, no, di evoluzione culturale ci sia poco. Non è così, sta cambiando molto, no, vero? Assolutamente. Malgrado una partenza che magari per molti di loro è stata quella. Assolutamente sì. L'importante è che comunque poi trovino degli stimoli nel lavoro e che nel lavoro poi possano realizzarsi approfondendo quello che fanno. Ovviamente quello che posso consigliare
e di cercare sempre appunto degli stimoli in quello che si fa e studiare quello che si fa per farlo sempre meglio. Poi che tu faccia il parrucchiere, il panettiere o qualsiasi altro lavoro, io sono convinto che visto che lavorare dobbiamo lavorare, lavoriamo bene. Le giornate passano molto meglio e le soddisfazioni prima o poi arrivano. Senti, come hai scelto il Francesi di Catania? Cosa ti ha colpito di lui? Proviamo a fare una case history al contrario, certo. E anche se vogliamo una, come dire, un qualcosa che gli stai dicendo attraverso queste telecamere. Beh, allora, Giovanni è stato per tanto tempo il mio direttore tecnico all'interno del salone all'Overicio di Milano, lui siciliano proprio, e una persona veramente affidabile, seria, che ha deciso di mettersi in gioco trasferendosi appunto a 1300 km di distanza da Milano perché credeva e crede nel brand. E questa è una cosa molto importante, perché decide di andare in un paese, in una regione in cui l'Overicio non era ancora mai stato. Noi in Sicilia non siamo mai stati con il tour, è stata una scelta veramente di fiducia e devo dire che sta avendo veramente un grandissimo successo, sono molto contento. E invece l'altra cosa ti chiedo anche di raccontarci, perché in fondo il viaggio che chiedi di fare ai tuoi partner ideali, questo salto da professionista anche brillante, un po' pop star, no? di questo settore, sì, che va in tour ad imprenditore, un ulteriore passaggio, non è banale. Tu poco fa hai citato tua moglie nel marketing, ecco, qual è il giusto mix tra risorse interne che hai già nel tuo staff e risorse invece esterne, perché spesso lì si fa l'errore di volersi fare tutto in casa, invece mi è parso di capire la nostra conoscenza è stata propiziata da un professionista che affianca imprenditori come te in tutta Italia. Io quello che posso consigliare è proprio il fatto comunque già di entrare in una rete franchising, è già di grande aiuto, perché hai alle spalle una struttura organizzata che non è una cosa da poco, perché abbiamo già il reparto marketing, abbiamo il reparto che si occupa dei social, abbiamo chi si occupa degli arredi, insomma abbiamo di tutto di più, perciò non ci si deve preoccupare per questo motivo, perché comunque l'Overicio è molto ben strutturato. Sicuramente ci vogliono professionisti seri, bisogna pensare che noi sappiamo fare tante cose ma non tutte, concentriamoci su quelle che sappiamo fare. Per il resto paghiamo i professionisti che fanno quello di lavoro. E invece Fulvio, due parole proprio su questa parola magica che in realtà circola in Italia da tanti anni. Ogni giorno entriamo in un negozio di successo in franchising, però va spiegata ancora, perché questo metodo è davvero così vincente se fatto nel modo giusto e perché l'hai scelto per sviluppare il tuo progetto? Perché è un metodo che, avendo un format alle spalle, dà veramente una garanzia di successo al franchisee. Perché è qualcosa di già strutturato, di costruito. Nulla viene improvvisato. Imprenditore, d'altronde, non si nasce, lo si diventa con gli anni e a volte non bastano neanche tanti anni per diventare un bravo imprenditore. Ecco perché dico affidarsi e ad affiliarsi a una rete franchising. Se è una rete seria, ovviamente, con persone serie che l'hanno costruita, con un qualcosa che, con un contenuto di importanza, di un valore, insomma, definito, può essere sicuramente un vantaggio. E invece è inutile dire che stiamo attraversando un momento storico particolare, ecco, usiamo questo termine, ma dentro il quale, per quanto appunto anche drammatico, no? Ci sono tanti toni dentro la pandemia. E però, ecco, come sta andando? Lo chiedo ad un imprenditore che, come vedete, è sul campo e sta rilanciando ulteriormente proprio in questo periodo. Ecco, gli aspetti positivi che immagino tu abbia colto dentro questo momento. Ma per l'aspetto positivo, Piero, è stato proprio il fatto di vedere veramente in un periodo così di crisi, così importante di crisi, quanto la nostra clientela è veramente affezionata al brand. Qua ho avuto veramente la dimostrazione che tutto quello che abbiamo fatto in tutti questi anni è servito, perché, ripeto, nel periodo anche di zona rossa si riusciva a lavorare, cioè avevamo richieste comunque, che poi magari non c'era modo di soddisfarle per le varie restrizioni. Chiaro. Però veramente la richiesta è sempre stata altissima. La cliente che non è venuta da noi per mesi non è andata da altri parrucchieri,
non si è messa in mano di altri colleghi per farsi fare i capelli, ha aspettato un anno, ha aspettato 6 mesi, ha aspettato 4 mesi, ma poi è tornata da noi. Tu l'hai usato questo termine prima, io ci credo tanto, l'ho fatto mio anche nel mio mestiere, il tema della consulenza, cioè di prendersi cura del cliente a 360 gradi. Esagero se dico che il vostro, quando lo fate così, diventa un mestiere anche che ha una ricaduta sociale? Assolutamente. Per me la consulenza è veramente il perno di Elovriccio, perché è quello che la gente richiede, il nostro target richiede di essere ascoltata, di essere capita, di entrare nel profondo delle sue richieste. Perciò la consulenza è veramente fondamentale e risolve tanti aspetti anche della sfera personale della cliente, perché i capelli, vedi, non è solo una questione effimera d'immagine, ricade anche sull'aspetto psicologico, sull'autostima della persona. Però, insomma, è veramente importante. Una cosa che mi ha colpito anche di me, che normalmente faccio domande quando faccio il cliente, quando vado a mia volta a tagliarmi i capelli, è davvero questa sensazione molto forte di piacevolezza, al di là del servizio, di essere ascoltato in qualche modo, no? Questa è veramente un punto di forza della vostra professionalità, una delle cose che andrebbe insegnata di più nelle accademie? Sì, assolutamente. Infatti oggi si punta tanto nelle accademie a insegnare il lavoro manuale, che per l'amor di Dio è fondamentale, noi lavoriamo con le mani. Però si trascura un po' quell'altra parte, che è appunto la consulenza, l'empatia con la cliente. Cioè bisogna creare empatia, questa parola così, così bella, va creata, perché la donna vuole sentirsi capita, vuole avere dall'altra parte una persona delicata che l'ascolti, non che la violenti anche con le parole o che la faccia sentire in difetto perché magari ha i capelli brutti. Noi quando andiamo a capire perché questa persona, questa cliente ha queste problematiche nei suoi ricci, non andiamo mai a farla sentire in colpa, lo facciamo perché vogliamo capire quali sono le soluzioni. Solo individuando le problematiche, facendole capire anche lei, possiamo trovare le soluzioni. Siamo alle battute finali. Hai appena detto donna, mi viene un dubbio, ma hai Elovriccio è solo per donna? No, assolutamente no, anzi stiamo lanciando finalmente la linea maschile di prodotti per l'uomo riccio, uscirà a brevissimo, faremo delle campagne marketing meravigliose e vedrete. Senti, io sono un riccio di base, ma bisogna essere ricci lunghi, anche il riccio corto è gestibile? Ogni tipologia. Ad esempio di il tuo è un riccio più corto però sempre riccio. Sì, assolutamente sì, noi trattiamo tutte le tipologie di capelli ricci, dal mosso, perciò dal mosso leggero, l'onda leggera, fino al capello afro e tutte le lunghezze ovviamente. Senti, gli errori più gravi che si commettono nella gestione del proprio capello? È non saper gestire la propria tipologia di capello, cioè non sapere come utilizzare anche i prodotti a casa, vedi, anche questa cosa è molto importante perché quotidianamente l'uomo si fa lo shampoo, si l'asciuga. Ma se nessuno spiega a lui come fare ad asciugarli, come alzo la mano, utilizzare, come applicare, non so, le creme, come utilizzare, quali gel, prodotti utilizzare, come applicarli, non ti vedrai mai, non sarai mai soddisfatto. Ti assicuro che invece quando ti viene spiegata questa cosa, ti vengono dati anche i mezzi per farla correttamente, ti guardi allo specchio e ti vedi subito bello. Wow, quante cose stiamo imparando, ma soprattutto vedete quanto abbiamo capito perché Fulvio Tirrico ha avuto questo successo così importante e sta continuando a crescere con questo suo mestiere. Un lavoro che sta continuando in giro per l'Italia, state ancora selezionando in questo momento. Certo. Ricordaci ancora le caratteristiche dei candidati, perché mi piacerebbe che magari anche attraverso questa chiacchierata qualcuno possa dire certo, accidenti, io mi ci rivedo. Guarda Piero, sicuramente ci deve essere una passione sfrenata per quello che si fa, una voglia di crescere, differenziarsi, uscire dalla massa e veramente una ossessione per il proprio lavoro, un'ossessione positiva ovviamente, perché se ami quello che fai diventa il tuo pensiero fisso, quotidiano. Poi il successo arriva, ma ci vuole veramente tanta dedizione e tanto amore per quello che si fa. Senti, esagero se ti dico alla fine, se ti faccio una provocazione, non lo vedremo mai una Elovriccio in quella Manhattan che ti ha affascinato da ragazzo? Assolutamente, sì, sarebbe veramente meraviglioso, speriamo.
E con questa battuta, che sono certo sarà più di una battuta, anzi dedicheremo una trasmissione quando sarà inaugurato I Love Riccio in America, perché lo merita e perché il mondo ci ama, lo sai, Molto più di quello che noi pensiamo. Quindi le cose italiane fatte bene non possono che avere un successo incredibile nel mondo. Grazie Fulvio per essere stato con noi. Rimanete con noi e condividete questa intervista se vi è piaciuta, perché c'è tanto di questo settore, della bellezza in generale, del modo di gestire i nostri capelli, ma c'è anche tanto del modo italiano innovativo di fare impresa. Un caffè che vale, espresso scende, moca sale, serve a farci avere quella marcia in più. Un caffè che vale, senza esagerare, serve a questa Italia per tenersi su. Un caffè che vale, rito nazionale, è un caffè che vale grazie a te.